Shakhtar da Donetsk contro Calcione Rosso, parziale 1-0 per i biancorossi. Buldiman Kuso. Cognome? Ferrupane. Allora, primo tempo 1-0. 1-0, bella partita, stiamo giocando molto bene, bella. Però dobbiamo concretizzare di più perché dobbiamo portare a casa questi tre punti. Sì, che per voi. Bellissimo gesto d'amicizia, d'amore, direi. Una mamma, voglio un amico. Andiamo a parlare adesso con qualche elemento di Calcione Rosso. Cretella. Prova lui, sì, Salvatore forte. Vai Salvatore, vai. Salvatore. Vai Salvatore, vai Salvatore. Ha avuto un po' di sfortuna in questo primo tempo. Che dici? State calciando però la palla non entra. Ah, sì, infatti, stiamo facendo parecchi gol. Dobbiamo essere più concreti e vediamo di riprendere questa partita. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Grazie. Siamo nel post partita del match Shakhtar Donetsk Calcioneros, gara terminata 4-2 fuori dello Shakhtar, migliore in campo Borriello, autore di una doppietta. 4-3, scusa, complimenti! Corregge Gargano, giustamente Gargano ha fatto due gol fantastici nel finale di partita. Mi dicevi che hai giocato fuori ruolo, sì, per gran parte della partita, poi ti hanno messo nel tuo ruolo e hai fatto due gol davvero fantastici. La squadra ha giocato abbastanza bene. Sì, non abbiamo concretizzato purtroppo. Per te è stata la prima presenza, sì. Secondo te cosa manca alla tua squadra per fare meglio, per vincere le partite? Perché la situazione di classifica è un po' difficile. Sì, dobbiamo essere più decisivi in difesa perché ci manca un piedistallo, diciamo. Sì, avete deve giostrare di più la palla perché siamo un po' incerti. Un po' incerti. Avete subito anche un gol il portiere. Sì, stavo guardando l'altra partita purtroppo, ero molto interessato. Era molto interessato alla partita di qua. Peccato, vuoi fare una dedica particolare alla tua prima prestazione, comunque è stata positiva. No, dedico questi due gol a mia mamma che aspetta la gravidanza. Va bene, auguri, augurissimi, ti salutiamo. Adesso parliamo con Borriello. Bomber, ti sei sbloccato, parlavamo di questo prima, soprattutto che è una vittoria importante perché era uno scontro diretto e mi dicevi che appunto la classifica adesso siete quasi matematicamente salvi. Sì, sì, abbiamo giocato abbastanza bene rispetto alle altre partite. Finalmente mi sono sbloccato anche io, sì. Ho fatto due gol. Gol e due mancuso anche, autore di una bella prova. Ho dato anche una mano molto in difesa, sono stato molto più dietro, sì, rispetto alla mia posizione, però va bene così, dai. Sì, diciamo che lo Shakhtar vi siete portati sul 4-1, poi come al solito calate nel finale, sì, forse perché la condizione, sì, fisica non è ottimale. Sia la condizione fisica anche perché il risultato a volte ci inganna, siamo 4-1 e quindi... lasciamo un po' l'osso. È rischioso perché poi gli ultimi due minuti avete anche rischiato di pareggiare. Dovremmo fare un discorso appena cominciamo la partita con i ragazzi. No? Hai ragione. Dobbiamo fare 5 gol e poi comincia la nostra partita. È vero. Comunque la vittoria è meritata per quello che si è visto in campo. Vuoi fare una dedica particolare, Borriello, per, sì, questo medaglio? Sì, la dedico a mia mamma e alla mia fidanzata. Va bene, salutiamo. Voglio fare un saluto. Vai. Anche Ciro, non mollare, mi raccomando, sii forte. Va bene, ci accogliamo al tuo saluto. Ciao ragazzi.